Meno 7. Un'altra senatrice lascia il Movimento 5 Stelle. Era la capolista per il Lazio al Senato. Ora Fabiola Nitori ha deciso di lasciare il Movimento perché è diventato un partito personale e non si riconosce più. In edicola sul Fatto. Sul Fatto i dettagli dell'inchiesta che ha portato all'arresto avvenuto ieri mattina di tre personaggi. Si tratta del Monsignor Scarano, dello 007 Zito e del broker spagnolo Carenzio. I tre avrebbero messo a segno un'operazione per riportare in Italia 20 milioni di euro di provenienza illecita provenienti dalla Svizzera. Sul Fatto tutti i dettagli. Le nostre pagine estere di oggi si occuperanno soprattutto di questo terrificante episodio che è avvenuto in Siria. Tre uomini incappucciati sono stati sgozzati con perizia certosina. Non si sa da chi. Inizialmente si pensava si trattassero di uomini del fronte al-Nusra, una delle milizie islamiche che stanno combattendo in Siria, contro ovviamente Assad, considerato un laico. Ma probabilmente questi tre uomini, inizialmente indicati come tre francescani e non riconosciuti come tale dal custode di Terra Santa, cioè dal più alto prelato che si occupa di cristianità in Medio Oriente, ecco, questi uomini pare non siano francescani, bensì tre poveri cristi qualunque che sono stati presi probabilmente dagli uomini di Assad, in qualche modo travestiti da islamisti che li hanno sgozzati. Questo perché? Perché c'è un tentativo in atto da parte del regime di diffamare i ribelli che stanno combattendo in Siria, accusandoli di essere estremisti islamici.